Signori, benvenuti e bentornati in un nuovissimo video qui su One Piece Pirate Warriors 4. Siamo tornati qui quest'oggi, ragazzi, con il nuovissimo capitolo / i nuovissimi personaggi che sono usciti per quanto riguarda questo incredibile gioco che io porterò sempre finché metteranno contenuti aggiuntivi. Qui sul canale troverete sempre per quanto riguarda tutti questi aggiornamenti del gioco. E sono usciti ben 3 nuovi personaggi. Questo dovrebbe essere l'ultimo aggiornamento per quanto riguarda il pass che era acquistabile. Ora bisognerà vedere se metteranno un altro season pass con altri 9 personaggi o a questo punto direttamente One Piece Pirate Warriors 5, sperando che lo fanno come Cristo comanda, perché veramente hanno una potenzialità come gioco incredibile. Detto questo, ci troviamo con oggi provando uno dei 3, naturalmente non proveremo tutti e 3 in questo video, nei prossimi giorni vedrete anche gli altri che andremo a provare. Vi dico già che, ragazzi, non urlerò più di tanto perché è mezzanotte, praticamente è appena uscito il DLC, cioè sono appena usciti i personaggi scaricabili e tutto, l'ho scaricato subito, infatti li possiamo subito andare a provare. Hanno messo anche il diario speciale, vi faccio vedere, ecco qua. Strada verso il re dei pirati. Dovrebbe essere una sorta come le vecchie avventure che abbiamo fatto qua di Yamato, le cronache di Kobe e così via. Le abbiamo fatte in stream queste, quindi se non mi seguite, ragazzi, link in descrizione, canale Twitch, che vedremo nei prossimi giorni. Sicuramente vi porterò un po' di Pirate Warriors per quanto riguarda il farming e altro, perché hanno aggiunto un'altra strada per farmare le anime per quanto riguarda il potenziamento dei personaggi. Un bordello sarà da farmare sicuramente. E proveremo tutta la modalità, questa qua strada verso il re dei pirati, probabilmente tutte in stream. Quindi, ragazzi, se siete interessati a Pirate Warriors 4, vi invito ad iscrivervi al canale Twitch, dove nei prossimi giorni, come vi ho detto, vi porterò sicuramente qualche contenuto. Detto questo, come sempre noi andiamo nel diario libero, in modo tale che vediamo anche con calma il personaggio. Andiamo sempre nel solito stage per provare i personaggi, che è questo qua, che dura poco, però possiamo vedere tutto il moveset e anche contro il boss, quindi possiamo testare un po' con calma, ecco. Allora, i personaggi che hanno aggiunto, eccoli qua. Abbiamo, a parte perché io questi li avevo farmati per i fatti miei, come vedete pure Shanks, Udo, un po' li avevo farmati. Goldie Roger, il re dei pirati, che oggi andremo a provare. Poi è uscito anche Garp e Rayleigh, Garp giovane, diciamo, quando era l'eroe della marina, come c'è scritto, e Rayleigh, il primo ufficiale dei pirati di Roger, quando qui ancora era giovane, quindi stava sotto Goldie Roger. Io, ragazzi, come sempre, li devo potenziare i personaggi, quindi ci metterò un po' a potenziarli e poi li andiamo a provare con calma. Fierissimo Goldie Roger. Ricordo che c'era già su Pirate Warriors 3, mi pare, se non vorrei sbagliare, ed era uno dei personaggi più forti del gioco, insieme a Shanks, mi sembra. Quindi tanta roba, andiamo a vedere se anche su Pirate Warriors 4 è rimasto forte. Signori, ho controllato un attimo e mi sembra che Goldie Roger, fatemi ricordare anche voi sotto nei commenti, che ormai Pirate Warriors 3 non lo gioco da una vita, giustamente, se si poteva giocare Goldie Roger, perché ho letto che non c'era tra i roster dei personaggi. Mi sarò ricordato io male, forse era come boss, come nemico forse. Quindi è la prima volta che si utilizza il re dei pirati, attenzione. Ok, signori, l'ho potenziato un poco, però non troppo, perché giustamente le risorse sono quelle che sono. E vi faccio vedere, ho giusto dato le skill base, le mosse speciali io le ho maxate tutte, beh, questo è quello base. Quindi un pochettino l'ho potenziato. Adesso devo impostare, vi faccio vedere anche la mappa dell'anima, perché io la prima l'ho quasi completata tutta, sto al 95%. La seconda sto al 50%, la terza sto al 33% ed è uscita anche quest'altra come mappa dell'anima. Quindi è un farming infinito sto gioco, cioè per avere cose il personaggio overboffato, cioè overkill tipo devo fare. Ok ragazzi, gli ho dato un po' di skill base in modo anche per velocizzare il caricamento delle specie, così le vediamo subito, le attacchi base e così via. E poi abbiamo le mosse speciali che io ho maxato tutte, vediamo un attimo cosa sono. Abbiamo l'esplosione alla massima potenza, che non serve più tenere premuti i tasti per gli attacchi caricati. Ok, io non so nemmeno come funziona il personaggio. Kamusari, scatena un potente difendendo con la spada e un'onda d'urto in avanti. Non voglio che vi facciate male. Effetto uno scatto glorioso per attirare i nemici. Poi sfera un fendente per attaccare tutti i nemici contemporaneamente. Il mio tempo è limitato. Genera un tornado nelle vicinanze che scainare i nemici grazie all'ambizione travolgente. Non so se è una trasformazione. Abbiamo colpo del re conquistatore. Infonde l'ambizione nella spada e scatena un potente attacco nelle vicinanze con un fendente verso l'alto. Ambizione del re conquistatore, fa piazza pulita, beh, questa è la solita ambizione che hanno i vari personaggi. Rischiate la morte finché siete ancora vivi. Colpisce verso il basso con tutta la sua forza, sferrando un fendente di fronte a sé. Infligge lo stato di armatura spezzata a tutti i nemici colpiti, ok. Dammi tutto ciò che avete. I nemici vengono infilzati ripetutamente e lanciati in aria, permettendo di rubare i loro belli oggetti. Orca troia, Goldie Roger napoletano. Ah ah.
Allora, proviamo un attimo con queste setup e poi proviamo le altre skill. Ok, signori, ci siamo. Allora, così si presenta il nostro fratello Barbone Supremo qua con i baffetti alla Gol di Roja. Il personaggio è fatto di Cristo, naturalmente, molto molto bello. Il movimento è questo. Allora, io mi devo ricordare pure i tasti, che non gioco da un sacco al gioco. Ok, questo è lo scatto. Vedete, abbiamo una sorta di aghi attorno, questa sorta di aura rossa, no? Com'è? Rosa più o meno. Lo scatto caricato, noi abbiamo l'aghi letteralmente. Poi abbiamo, questo è il salto. Un bel salto lungo, ok. Lo facciamo pure così. Questo è lo scatto in avanti più salto. Lo facciamo così, carichiamo e fa lo scattino in avanti, in alto, ok. Poi abbiamo combo con solo quadrato. Sti alberi di merda. 1, 2, 3, 4. Perché si è fermato? Ok, una spazzata in avanti fa, ok. Le combo con triangolo. Ok, devo caricare. La Madonna quanto carica. Ok, così è subito, tipo, fa questo fendente piccolo. Così invece è caricato al massimo. Che poi se mi si avvicinano, a parte fa un danno della Madonna. E comunque gli faccio danno perché sto così. E loro, mentre carico, come vedete, rimbalzano, quindi gli faccio danno. Figo. Ok, possiamo provare a combare un po'. Ma sono finiti tutti i nemici qua. Non ci sta più nessuno. Devo avanzare per forza. Allora facciamo un quadrato triangolo. Quadrato tutti triangolo. Ok, fa pure questa una sorta di dashata in avanti. Riproviamo. Quadrato triangolo. Fendente, lasciato in avanti e mezza spazzata, tipo. Ok, poi facciamo due quadrato e triangolo. Wow, che range che c'ha! Porca troia! Ok, poi abbiamo uno, due, tre, triangolo. Ok, fanno una sorta di tornado con dei fulmini. Aspetta, chi ce l'aveva sta skill? Non mi ricordo. C'aveva i fulmini pure, mi pare Shanks probabilmente poteva essere. Poi facciamo uno, due, tre, quattro. Questo è più da bersaglio singolo. E poi, porca troia, comunque c'ha dei range clamorosi. A me questo è quello che preferisco adesso. No, non questo, era quell'altro, beh. Però pure questa è figa. Anche se ha un range più limitato, diciamo. Però se fate così, sta roba non c'ha senso. Guarda qua. Cosa stracazzo sto vedendo. Ok. Andiamo, avanziamo. Intanto sto perdendo un sacco di tempo. Vabbè, ma sti cavoli, devo provare il personaggio. Allora facciamo 1, 2, 3, 4 e questa l'abbiamo vista mo, ok. Questa qua che è un po' stalla e poi fa questa. Comunque ha un range clamoroso. Se prende tutta la zona in avanti, se la prende tutta. Poi facciamo 1, 2, 3, 4, 5. E non ci sta niente? 1, 2, 3, 4, 5. No, non c'è nulla, ok. Quindi quella là è il massimo, perché faccio così. Sì, è il massimo questa. La posso pure interrompere. Ok, quindi non ha altri combo dopo questo qua. Possiamo provare anche in volo. Dovrebbe avere anche le combo in volo. Dobbiamo farti la cutscene. Il problema è che ancora stiamo vedendo manco le special. Sto vedendo solo le combo base. Diciamo che sono troppo overpowered per questo livello, questo stage. Questo è quadrato triangolo. Ok, fa una spadata in basso. La possiamo rivedere con calma. Ok, fa. Oddio. Il range è decente. Poi facciamo 1, 2. Oh, la Madonna! Una sorta di tornado in avanti. Poi facciamo 1, 2, 3. Ok, fa i fendenti per terra. Provo a fare 1, 2, 3, 4. Wow! Un altro tornado più grosso. Sì, mi serve più spazio, però. 1, 2, 3, 4. La Madonna! Letteralmente è sì, Shanks. Gol di Roger campa di tornati. Provo a fare un triangolo. Ok, questa è la. Se fate solo triangolo. No, aspetta. Fate così solo triangolo. Wow! Fa lo stesso un fendente in avanti. Potete caricarlo. Potete anche indirizzarlo mentre siete in volo. Ad esempio, se io vado così. E mi posso girare di poco, però mi posso girare. Figo! Abbiamo fatto tutto, credo. Sì, abbiamo provato. Ora possiamo provare qualche skill. 1, 2. Questa è spettacolare. Da qua. No sense. Madonna santissima. Pum, 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 pum. Range clamoroso. Ma poi pure come la finisce, che tira quelle dashate, diciamo, in avanti.
Ok, signori, ho controllato le combo base, le dovremmo aver provate tutte, quindi non ce ne dovrebbero essere altre. Adesso proviamo le special. Guarda che Big Mama tanchi il giusto. Ah, ma perché c'era la gente che già piangeva? Quando piangono per te, vuol dire che si sono arresi. Non è che Roger c'ha qualcosa di particolare, no? Non lo so. Allora, proviamo prima. Se non mi butta la roba di Zeus addosso, facciamo così. Ok, questa è una skill da tornado. Letteralmente ce l'ha lui come set base, gliel'hanno messa come special pure, ok. Poi, vediamo questa. Ok, letteralmente lui corre da psicopatico. Cosa stracazzo ho appena visto. Ma lui che ride e corre da psicopatico in avanti, ma che è? Ma Big Mama qua mi vuole rincorrere. Vediamo la ulti. Io credo che gli faccia male. Mi sa che Big Mom in quel frangente aveva il frame di invincibilità, perché non gli ho tolto manco uno di vita. Voglio rivedere un attimo. Allora, intanto ci allontaniamo e vediamo questa. Ok, qua vedete, è un tornado. Come vi ho detto, letteralmente lui ce l'ha come skill che potete fare. Letteralmente spara 30 tornati con le skill base. Vorrei vedere un attimo quell'altra skill. Sium. Madonna, tira certi fendenti. Così. Cioè, guarda, corre da... No, mi ha interrotto. No, la corsa sua mi ha interrotto. Ah, io volevo vedere un attimo. Bello, si mette il cappello. E si prende pure un buff d'attacco. Che vuol dire? Questa è la sua posizione. Che fate con la freccetta in giù? Tipo c'era Luffy che è a fifth che tipo saltellava, no? Se lo toglie. Se me lo rimetto si ribuffa? Non c'ha senso sta roba. Ah no, lo fa solo una volta, tipo, ok. Porcata, me l'hai sbroccata. Un po' di colpo qua. Sium. Così, perché mi stava sul cavolo. Tornadino. Io voglio vedere un attimo la corsa. No, no, Big Mom mi sta... Pigliatelo, pigliatelo. Ma che vuole? Che vuole questa bastarda? Lui che corre. E poi dà la tasciata finale, cioè la spadata. Figo. Certo, col dirogio e col cappellino. Spettacolo. Se mia sorella Big Mama. Grazie, abbiamo finito. Sì, dovrebbe arrivare Kaido adesso. Sì, sì, ok. Se lo skippano, mi pare di no. Dobbiamo provare solo la massima potenza. Dove c'era scritto che ti potevo usare i colpi caricati senza caricarli. Una cosa del genere. Allora, dovrebbe essere questo. Wow! Ha investito la spada con la Haki. Bello! Ah, letteralmente mo tipo squaglio qualsiasi cosa. Com'è non caricare? Ah, spam letteralmente. Non deve aspettare il caricamento. E infatti, tipo già col triangolo non devo caricare. Lo spamma subito quello massimo. No, Kaido, però non mi devi interrompere. What? Quanto è scesa la vita di Kaido? Ci ho messo 3 secondi. Sì, ok, letteralmente c'ha lo stesso muset, solo che attacca più velocemente. Ma giustamente c'era scritto. Ma però è bellissimo. Guarda quanto cavolo è grossa l'aura della spada. Sembra un prolungamento. È bellissimo. Spettacolo. Noi adesso ci andiamo a provare le altre skill adesso. Ok, dovrei aver messo adesso tutte le nuove skill. Gli ho tolto il fatto del buff della massima potenza, perché giustamente mi occupava slot. E comunque si nota la differenza nella velocità di attacco, quando utilizzate la massima potenza e quando no. Quindi sicuramente vi permette di attaccare più velocemente. Cosa che sto col di Roger, andando, se gli vai a fa, è fortissima come cosa. A parte che c'ha degli attacchi no sense. Questo caricato pure è sbroccato. Cioè per dire, il triangolo pure è sbroccato. Diciamo che il triangolo la usi per me mai, invece pure questa è sbroccata. Allora, devo dire che come primo approccio al personaggio, per essere un personaggio che nell'anime e nel manga, giustamente, come sempre, ha utilizzato solo l'Haki, quindi non ha mosse fighe, ne so, si trasforma più grosso, c'ha lanciafiamme, tipo, che ne so, cose strane, no? Quindi, di per sé, per essere solo un personaggio che usa la spada e basta, è fatto veramente di Cristo. Le varie tipologie di Haki, anche se la maggior parte sono tornati, quello che abbiamo visto, è veramente fatto bene. Poi, quel pugno di Luffy sembra che l'avesse tirato Roger. Poi vedete, comunque, figo. Il muset è bello, assolutamente. Nulla da dire. Mi sbloccate là? Ah, non è rimasto uno. Ma guarda questa tosta. Ripeto, per essere un personaggio che usa solo la spada e basta, è veramente fatto di Cristo.
Via. Ok, vorrei utilizzare adesso le skill. Quindi il primo nemico che mi becco, pam, gli rompo il culo. Via, 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 via. Poi bello pure la dashata, cioè è curata pure il dash, è curato. Bello. Allora, se io faccio quadrato. Ok, lui ti rimane fermo, lo prende. Ok, quello che sarà stato preso tipo avrebbe fatto più danno, credo. Ok, invece questa qua con X. La madonna! Tenendo una spadata caricata alla massima potenza. Ok. Avanziamo. Qua dovrebbe scendere altra gente, in teoria. Vabbè, mo scende coso, la mamma qua. Che è spawnata. No, veramente gran bel muset. Sicuramente ci sono stati altri personaggi, ma che giustamente il gol di Roger, che gli puoi mai fare, no? Cioè, a parte lui che te ride in faccia, non è che gli puoi fare chissà che mosse. Ok, io ho fatto l'ultimate. Ok, quella la devo fare da vicino a un boss. Perché non prende, non è a zona, ma è letteralmente da vicino. Quella è l'ambizione del re dei pirati. È la Madonna. Che ambizione di Cristo. Quella è letteralmente il cioè la skill, in realtà c'hanno vari personaggi che hanno l'ambizione, giustamente. Che è il tema di Minion te li shot e il boss gli fa danno, no? E bellissima la posa che prende lui, che si mette con le braccia concerte. Figo. Ma vorrei provare quella skill sul boss per vedere quanto gli toglie, sincero. Ma devo un attimo aspettare che se ne va la guardia di Big Mama. O perlomeno posso fare pure questa. La prende? No, è troppo grossa. Fammi vedere. Ok, questa gliel'ho fatta vicino al boss. Quanto toglie? Beh, gli ha tolto parecchio. Pensate che comunque Big Mama stava sotto guardia. Ambizione. Vum. Vabbè. Ne fa di danni. Sicuramente è più figa l'altra, rispetto a questa che è da vicino, poi devi stare per forza obbligato ad attaccare al boss. Però di per sé il muset di Gold di Roger è solo danni AOE praticamente. Il farming supremo, anche se io comunque continuerò a preferire Luffy che a Fift, fanboy, tutto quello che vorrete, però. A farmare è numero uno, a parte che è un velocista, quindi tipo ti fa la mappa in 3 secondi Luffy, per farmare è il top. Però Roger sicuramente è una valida alternativa, è veramente figo come personaggio. Veramente gran bel personaggio. Qua abbiamo pure Kaido. Fatemi se lo prende. No, vedi, prende il minion. Non li prende i grossi, vabbè. Ci abbiamo provato. Pam! Porca troia che stecca, gli ho tolto pure la guardia. Signor Kaido, buonasera. È fierissimo lui con la sua ambizione. Pam! Fendente in volo. Facciamogli pure questa. Comunque si previsco l'altra. Queste letteralmente, per chi non avesse riconosciuto la reference, dovrebbe essere l'attacco quello contro Barba Bianca. Che si sfondano con le due spade, no? Bello, 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 signore. Bel personaggio, sincero. Ripeto, per quello che poteva essere col di Roger, hanno fatto veramente un gran lavoro. Perché comunque, ripeto, è un personaggio che attacca solo di spada. Che cavolo gli puoi fare come muset? Figo, 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 figo. Signori, fatemi sapere la vostra sotto nei commenti, come sempre. Nei prossimi giorni usciranno anche Ravy e Garp, quindi non vi preoccupate, usciranno anche lo showcase, diciamo, di loro due. Vediamo un pochettino come li hanno resi. Ho molta fiducia in Ravy, sincero. Garp, vabbè, sì, letteralmente credo sia il Garp che c'era anche in Pirate Wars 3, no? Anche quello che c'è adesso su Pirate Wars 4, come boss, non mi ricordo meno se è giocabile. E te lancia tipo le palle di cannone, probabilmente, sarà una cosa del genere. Ovviamente lo scopriremo nei prossimi video, nei prossimi episodi. Io ragazzi vi saluto, grazie mille come sempre per supportare questi video di Pirate Wars 4, che vedo che vi piacciono molto, io quindi ve li continuo a portare. E ragazzi ci vediamo al prossimo video.